Da un lato, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ripartono con convinzione dalla scienziata Amalia Bruni per la corsa alle elezioni regionali da autunno. Dall'altro, arrivano i primi segnali di malcontento, non tanto verso la figura individuata, quanto nelle modalità di selezione. Sono l'ex governatore Mario Oliverio e la portavoce del Movimento delle Sardine, Jasmine Cristallo, a bocciare quelle che definiscono ancora una volta modalità verticistiche da parte del Partito Democratico. Un po' come già accaduto appena qualche settimana fa con la candidatura decisa a Roma, ma poi naufragata in pochi giorni, di Maria Antonietta Ventura. Mario Oliverio spiega di andare oltre alla figura della persona che è di valore e merita rispetto. Il problema sta però nell'impostazione sbagliata, priva di quella partecipazione democratica che è l'essenza della sinistra. Quell'essenza che dice di essere pronta a recuperare organizzando una serie di liste qualora il segretario Dem non accolga il suo appello a promuovere un incontro ampio in cui ridiscutere tutto senza preclusioni verso nessuno. Cristallo invece è durissima nel bocciare la gestione commissariale del Partito Democratico che ha puntato a salvaguardare lo status e gli assetti di potere locale. A suo avviso si è in presenza di una sconfitta programmata. Partito Democratico e De Magistris hanno lavorato per regalare il governo alla destra e spiega di non avere nulla da condividere con personaggi che hanno devastato la Calabria.